Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo un momento di preghiera per la pace, pensato dalla Conferenza Episcopale Italiana per questa vigilia della Domenica delle Palme. Deve essere un grido di pace che parte dalla terra e da tutti i cuori, per arrivare direttamente a Dio e possa ritornare su questa terra per modificare i cuori degli uomini, in particolare di coloro che hanno tra le mani i destini del nostro mondo e della nostra storia. Il titolo di questo momento di preghiera ce l'avete di fronte nel librettino, è una frase del Salmo 85 che abbiamo pregato all'inizio. Giustizia e pace si baceranno. Non è un'utopia quella che il salmista quasi 3 millenni fa ci lasciava, che la giustizia e la pace si bacino. Non è un'utopia, è la prospettiva autentica della storia, perché è il pensiero, il progetto di Dio, Signore della pace. Il resto è contrario a questa prospettiva della storia. L'odio, l'ingiustizia, la divisione, che alla fine producono guerre è morte, ma la prospettiva di Dio è l'altra, è la giustizia e la pace in un continuo abbraccio, bacio e novità. Abbiamo ascoltato testi dal Vangelo di Giovanni e dall'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, che compie ormai 2 anni, era all'inizio dell'esperienza della pandemia e ci ricordava la verità che su questa terra tutti, ma in particolare chi crede, deve dire unicamente una parola, che è la parola fratellanza, fratellanza universale, e amicizia, amicizia tra le società. L'enciclica vuole stimolare tutti, e in particolare noi credenti, a costruire questo abbraccio di giustizia e di pace attraverso il riconoscimento e il lavoro quotidiano per costruire su questa terra la fratellanza universale e la giustizia sociale. Qui, adesso, e nulla ci deve spaventare, nulla ci deve far rassegnare, neppure le guerre così abbondanti, sono tante, e in questi mesi arrivata così vicina a noi, all'Europa, che consideravamo ormai lontana da questa miseria e da questa vergogna, e invece è ritornata più forte, sconvolgente e vergognosa che mai. Non possiamo assolutamente rassegnarci alla violenza e a ogni forma di conflitto. Non possiamo rassegnarci a credere che la guerra sia la soluzione dei conflitti. Non lo è mai stato nella storia e meno ancora lo può essere oggi, con le armi di distruzione di massa e gli ordigni nucleari. Se la guerra poteva essere prima del 6 e 9 agosto 1945, le 2 volte
in cui si ebbe il coraggio di utilizzare gli ordigni nucleari su Hiroshima e Nagasaki in Giappone, se prima poteva avere ancora un po' di motivazioni. Dopo quei fatti, la guerra non è più possibile, non è più logica, non ha più alcun senso ed è insostenibile poterla ancora chiamare in qualche modo a volte giusta, neppure quella di legittima difesa, quando la difesa si fa armata e continua a imperversare la guerra. La Sacra Scrittura ci dice che tre sono i poteri che lottano contro Dio: quello militare e politico, quello economico e anche quello religioso. Quando questi poteri, invece di servire la giustizia e la pace, si fanno servi e collusi tra loro di ingiustizia, di divisione e di guerra. E ciò che stiamo assistendo purtroppo in questi giorni. A noi credenti il dovere di tenere alta la voce per la giustizia e per la pace con l'arma del disarmo, nell'abbattere i toni, nel far tacere le armi. E qual è la nostra arma da credenti? Lo abbiamo ascoltato nel testo del Vangelo di Giovanni. Qualsiasi cosa chiedete al Padre nel mio nome ve lo darà. Dobbiamo chiedere con forza e insistenza la pace. Dobbiamo pregare con insistenza e dal profondo del nostro cuore per la pace, nella certezza che è questa l'arma autentica che disarma e costruisce. La guerra non ha mai avuto una logica, tantomeno oggi. Che cresca la cultura della giustizia e della pace. Diventiamo persone delle beatitudini. Il brano di Vangelo più sconvolgente, la pagina più nuova della storia e che ha bisogno ancora ogni giorno di essere gridata in questo mondo e di essere sostenuta. Beati i miti, perché erediteranno la terra, non i potenti, i forti, i violenti, che credono di farla propria. Beati i misericordiosi che sanno perdonare e arrendersi e non usano violenza e vendetta. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché questa è la fame vera di tutti i tempi e lo è di oggi e può essere, deve essere saziata. Beati gli artigiani della pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questa è la cultura che dobbiamo difendere e diffondere, la cultura delle beatitudini che costruisce giustizia e pace e permette alla giustizia e alla pace di baciarsi, come stiamo pregando in questo momento. E sentiamoci nel nostro piccolo, nei nostri ambienti, dei seminatori di pace. Non poniamo altri semi,
non servono. Costruirebbero solo zizzania e malessere. Seminiamo il bene, il bello, il vero, ciò che unisce, e veramente la pace sgorgerà. Siamo nel santuario di Padre Pio. Lui ha vissuto due guerre mondiali, la prima che chiamarono vergognosamente, e continuiamo a scriverlo sui libri di storia, grande guerra, come se le guerre fossero grandi. Le guerre distruggono la grandezza. La visse da giovane prete. Ne vide il termine nel momento della stigmatizzazione e in qualche modo anticipò quella fine. Visse la Seconda Guerra Mondiale e appellò tutti coloro che a lui in qualche modo incominciavano a far riferimento perché diventassero sentinelle di pace, perché costituissero gruppi di preghiera per la pace. E ottenne la nascita di un movimento di pace. I gruppi di preghiera di Padre Pio hanno e devono continuare ad avere questa vocazione e questa finalità. Sentinelle di pace, seminatori di pace. E oggi, da anni, Papa Francesco parla della terza guerra mondiale a pezzettini. Lo abbiamo ascoltato anche nei due testi che abbiamo letto dell'enciclica Fratelli Tutti. Che non si trasformi in una terza guerra mondiale intera, perché sarebbe veramente la fine. Ma noi, credenti, siamo gente di Pasqua, siamo gente di speranza, siamo certi che la carità vince. E per questo non ci rassegniamo e osiamo continuare a pregare per la pace e a lavorare per la pace, offrendo non armi, ma accoglienza, non mezzi di distruzione, ma strumenti di vita. Che il Signore accolga questa nostra preghiera e faccia fiorire e baciare in Europa e nel mondo, in Ucraina e in Russia, la giustizia e la pace. Amen.